in questo numero. Rivive Villa dei Papiri. Villa dei Papiri come non potremo vederla mai, com'era prima che l'eruzione del 79 d.C. la seppellisse, a picco sul mare, lunga oltre 250 metri, alta 3 piani. La splendida Domus Ercolanese, custode di una delle più importanti biblioteche papiracee e filosofiche dell'impero romano, rivive grazie alla tecnologia informatica in 3D e al lavoro certosino dello staff tecnico del MAV, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano. Il lavoro che abbiamo fatto è stato quello di ricostruire in maniera rigorosissima come era fatta la villa e soprattutto anche di tentare di ricostruire l'atmosfera che in quella villa si viveva, perché quella era una villa dedicata allo studio e all'ozio, diciamo, all'ozium, e quindi, come dire, abbiamo tentato anche di rappresentare attraverso, diciamo, delle immagini anche uno stile, diciamo, di vita di quell'epoca e di una civiltà che continua, diciamo, a trasmetterci tantissime conoscenze. Custodiva 1800 papiri, fu scoperta per caso alla metà del Settecento. Oggi nella realtà non emerge quasi nulla. Il virtuale ricostruisce tutti i minimi dettagli dell'edificio, gli arredi, i decori dei suoi raffinati proprietari. Con molta probabilità Lucio Calpurnio Pisone, suocero di Giulio Cesare, la fece costruire tra il 60 e il 50 avanti Cristo. Le immagini, anche in uno speciale DVD, sono il cuore della mostra interamente dedicata al tema della lettura e della scrittura nell'antica Roma, allestita nella Casa del Lector di Madrid fino al prossimo 23 aprile. Solo attraverso la ricostruzione virtuale che si può apprezzare la straordinaria bellezza di questo manufatto, di quest'opera, con un bellissimo giardino e con uno straordinario peristilio che noi abbiamo ricostruito all'interno della mostra, e che con un corredo di statue è davvero forse una delle testimonianze più belle che noi abbiamo di Ercolano e persino di Pompei. Nell'esposizione, curata da Nicola Oddati insieme allo spagnolo Carlos García Gual, la tecnologia è affiancata ai reperti e alle pitture pompeiane prestate dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli. In mostra anche il celebre papiro lungo, l'unico che si conservi integro. 3,40 metri, preziosissimi, ha lasciato per la prima volta la Biblioteca Nazionale di Napoli seguendo meticolose norme di sicurezza, come la macchina per srotolare i papiri ideata dall'abate Antonio Piaggio, anche questa al suo primo viaggio all'estero. 2008-2013, in 5 anni dalla nascita, il MAV ha fatto davvero passi da giganti, è uno dei musei più visitati della Campania. Sì, siamo molto soddisfatti per la verità del lavoro che abbiamo fatto. Abbiamo anche quest'anno un trend molto positivo, diciamo, di visitatori. Aumenteremo, insomma, finiremo l'anno con un aumento del 10% di visitatori rispetto all'anno scorso, che già era stato un anno straordinario. Negli ultimi 3 anni abbiamo introdotto delle novità, a partire dal film sul Vesuvio, che è un film in stereoscopia, e quindi come dire, abbiamo fatto un lavoro che fortunatamente i visitatori ci stanno riconoscendo.